Ben ritrovati e in questa occasione andiamo, tra le altre voci del doppiaggio italiano, ad intervistare Elena Perino. Ciao Elena. Ciao. Grazie del tempo che ci dedichi. E, bene, se vuoi raccontarci quindi qual è stata la tua esperienza nel settore? La mia esperienza nel settore, diciamo, è una tradizione di famiglia, come avrà già spiegato Davide. Sì, sì. E, vabbè, cominciò tutto dai miei bisnonni e... Per poi i miei bisogni lavoravano a Hollywood, perché qui non c'erano le attrezzature, comunque non c'erano le possibilità, e quindi iniziarono a doppiare i film americani a Hollywood e spedirli in Italia, doppiati in italiano. Sì. Poi cominciò mio nonno con tutti gli altri grandi, fondarono una prima società, e poi mia mamma e poi mio fratello, e poi si arriva a me nella scala della generazione. E tu hai iniziato? Quando? Ho iniziato a 5 anni che non leggevo neanche. Mi ricordo che mi davano la bottarella sulla spalla per iniziare a parlare. Mi dicevano cosa dovevo dire e quando partire. Ah, e se dovevo ridere, dato che comunque all'inizio, cioè, non sai come far uscire delle emozioni, a riprodurle se non sono comunque vere, se non le stai provando in quel momento. Certo. E non avendo mai fatto una scuola di recitazione, solo in seguito, praticamente mi hanno fatto imparare a, che ne so, quando dovevo ridere a farmi solletico, quando dovevo piangere mi davano i pizzicotti. Perché scamotaggio così. Sì. All'interno, cioè, quindi io doppiavo da piccola e venivo praticamente schiaffeggiata, pizzicata, baciata, tutto mi facevano, però alla fine era stato un modo divertente per riuscire a tirare fuori delle emozioni, poi, certo, riprodurle così. E la tua prima interpretazione, o comunque tra magari le maggiori che ricordi, se non la primissima, insomma? Ma quella che mi è rimasta più impressa è il piccolo Buddha, perché praticamente doveva doppiarlo mio fratello. Era stato scelto Davide, però al momento di andare in sala gli era cambiata la voce, perché era nel passaggio dell'adolescenza, e quindi praticamente non sapevano come fare, mi hanno guardato a me e... Idea, provaci te, perché tanto da piccoli le voci sono, non si distinguono tanto tra donna e uomo, quindi ci ho provato io e andò alla fine. Però mi sa che non era il piccolo Buddha, fece il provino come Filippo Perino, perché all'epoca, non per convincere magari i registi a prenderti, suonava male che su un ragazzino facesse il provino una donna. Allora, per non inquinare un po', condizionare la scelta, mi provinarono come Filippo Perino e poi Bertolucci, vabbè, mi scelse e feci questo film, che di quando sono piccola era quello più importante. Poi il più divertente, vabbè, la generazione nostra era carina, perché comunque stavamo in sala tutti insieme, quindi quello più divertente, vabbè, Poliziotto alle elementari e Hook Capitan Uncino, dove lavoravamo tutti insieme, eravamo tutti bambini e stavamo tutti insieme a lavorare, e quello non lo scorderò mai, infatti quando lo vedo in televisione ritorno subito bambina. E come vivi quindi adesso questo fenomeno, no, della colonna separata, diciamo? Vorresti tornare ai tempi, insomma, del doppiaggio assieme ai colleghi, o ti trovi meglio così? Come la vivi personalmente? No, io tornerei assolutamente al doppiaggio tutti insieme, sicuramente meno, più lenta come cosa, perché comunque magari devi incidere 2 persone per volta, 3, o rimandare la stessa scena svariate volte, però a livello di rispondersi, perché tante volte se fai per primo la colonna separata sei il primo che incide, quindi ti parli e ti rispondi da solo, è più veloce, però in questo lavoro è pure bello il contatto col collega. E per entrare nella parte comunque, e poi vabbè, è più divertente, c'è anche quello, infatti rimpiangiamo un po' tutti, almeno la mia generazione, il fatto di non stare più tutti insieme in sala, ovviamente sì, a fare casino, i direttori saranno più contenti, però noi, anzi, personalmente mi piacerebbe tornare a quel tipo di doppiaggio, però vabbè, è pure la qualità del suono, penso che...
adesso lo facciano anche per un fatto di qualità e pulizia del suono, gli accavallamenti, le varie piste. Adesso non so a livello tecnico quali siano le scelte per cui si sia arrivato a fare le colonne separate. Penso, più che altro commerciale probabilmente. Sì, più che altro sì, per la velocità. Anche perché cominciò tutto col fatto che magari gli attori, che ne so, partivano e quindi non avevano le disponibilità per fare un film tutti insieme. Ah, dicevano magari, ah no, ma no, io vi faccio il personaggio da solo, così ho più tempo per andare a fare l'altro film, o sì, devo scappare di qua. Quindi nacque tutto così, ma mentre prima era una cosa quasi in via del tutto eccezionale, adesso è la normalità praticamente. Che cosa ne pensi di questo approccio, soprattutto magari forse più degli ultimi tempi, di questa fedeltà più che altro al suono, quasi più che alle intenzioni della recitazione originale? Perché comunque non tutti, chiaramente i colleghi, condividono questa scelta. Eh sì, adesso si tende più che altro a fare... Oddio, ci sono ancora dei direttori che fanno delle scelte proprie e cercano magari di mettere una voce che è diversa magari da quella originale, ma magari lo rende un po' più caratteristico. Oddio, adesso si tende a fare i provini, cioè mandare i provini, e questi provini vengono praticamente, oddio, come si può dire, immessi dentro una macchina che vede, sceglie praticamente la voce più simile all'originale, quindi neanche è un fatto di direzione, che ne so, del regista che sente la voce e dice ah, questa, lascia quasi la scelta alla macchina, penso, fredda, sì, insomma. È una cosa un po' più fredda. Ma io in certi casi sono favorevole, in altri secondo me no. Per esempio nel caso di tanti anni fa di mio nonno, quando doppiò al 9000, era una voce completamente diversa da quella originale. Mm-hmm. E mio nonno ricevette i complimenti proprio di Stanley Kubrick, sì, perché l'aveva reso ancora più reale di come l'aveva creato lui. Quindi ed era una voce completamente diversa dall'originale. Mio nonno aveva una voce fina, particolare, o comunque